Unboxing di Xiaomi Mi 4, l'attesissimo nuovo top di gamma di casa Xiaomi che è già arrivato in Asia e che è possibile acquistare anche in Italia, ovviamente di importazione, ma noi adesso andiamo a spacchettarlo. Un saluto a tutti gli amici di androidworld.it, questo è Xiaomi Mi 4, arriva dal shop italiano xiaomishop.it, che si scrive ovviamente xiaomishop.it. Le spedizioni per chi andrà a acquistarlo ora partiranno dalla fine del mese di agosto, questo ovviamente causa dovutissime ferie. Questo però è il primo modello che noi abbiamo già ricevuto, è un modello molto interessante, in realtà non differisce moltissimo nell'hardware del Mi 3, ma ha dei piccoli tocchi di classe molto interessanti. Veniamo omaggiati anche di questo piccolo adattatore per la presa italiana, perché come abbiamo imparato, ovviamente essendo di importazione, la presa asiatica è differente. Questo è il nostro Mi 4 in colorazione bianca, lo metto da parte. Qui abbiamo l'alimentatore con presa americana che non sto neanche a farvi vedere. Strappo la bustina per farvi vedere invece il cavo USB micro USB, e qua sotto, come di consueto, non ci sarà nient'altro se non il pin per rimuovere la SIM e la manualistica. Ormai da tempo Xiaomi non include più cuffie all'interno delle sue confezioni. Questo è lo Xiaomi Mi 4. Avete probabilmente sentito forse dal microfono, non so se è passato, il suono di appena l'ho appoggiato, che fa veramente un bellissimo suono, dovuto principalmente agli ottimi materiali con cui è costruito. Questa è la colorazione bianca. Qualche indicazione tecnica: schermo 5 pollici Full HD con una gamma di colori molto ampia, come fa sapere Xiaomi, un processore Snapdragon 801 quad core, 3 GB di RAM, 16 o 64 GB di memoria interna. L'esemplare che abbiamo noi dovrebbe essere da 16, poi una volta acceso ne avrò conferma. Sì, vi confermo che è da 16. 13 megapixel la fotocamera con una apertura focale molto ampia, 1.8, HDR e registrazione video in 4K. Fotocamera frontale da ben 8 megapixel, sempre f1.8, e un grandangolo di 80 gradi. Batteria da 3080 mAh, possibile realizzare anche una ricarica veloce, e sistema operativo MIUI 6 basato su Android 4.4 KitKat. È già disponibile in Asia, quindi questo, abbiamo detto, è un prodotto di importazione. Non è compatibile con le reti LTE nostrane, quindi si connetterà tranquillamente in 3G, HSUPA e HSDPA, ma non potrà connettersi in LTE. Questa scocca è completamente in metallo, questo bordo, vedete, somiglia molto al bordo lucido di iPhone, è veramente molto molto bello. Certo, magari non potremmo dire che sia una vera innovazione, ma su Android è difficile trovare una qualità costruttiva simile. Il retro è leggermente bombato, ora metto la mano a contrasto per farvi vedere la piccola bombatura, perché altrimenti col tavolo bianco non si vede. È veramente molto molto bello, mi informerò poi di preciso per sapervi dire di preciso appunto il materiale con cui è realizzato tutto lo smartphone. 3 tasti touch, fotocamera frontale abbiamo detto 8 megapixel, lo vado ad accendere, qui c'è il bilanciere del volume. Sopra abbiamo, vedete, una porta infrarossi e un jack audio da 3,5, lo slot per la micro SIM, non è presente espansione di memoria, lo speaker nella parte inferiore e la porta micro USB. Intanto si accende, eccolo qua, la MIUI 6 in realtà arriverà soltanto dopo Ferragosto, quindi è presumibile che ci sia una versione precedente dell'OS all'interno di questo Mi 4. Per questo unboxing però è tutto, vi ricordo che potete già acquistarlo a 399€ su Xiaomi Shop, ve l'ho pronunciato come si scrive, .it, che appunto comincerà a spedirlo dalla fine del mese. Un saluto a tutti da Emanuele Cisotti per androidworld.it.